Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, bentornati, ben ritrovati, benvenuti a questa 35esima puntata del ciclo di catechesi della rubrica di Radio Buon Consiglio di Maria Nunquam Satis, dove abbiamo aperto 3 puntate fa, questa è la terza puntata, un nuovo capitolo di percorso catechetico mariano volto a conoscere e meditare sulle virtù anzitutto teologali della Madonna, quindi la fede, la speranza e la carità. La volta scorsa abbiamo cominciato ad approfondire il tema della virtù teologale della fede, partendo come doveroso anzitutto dalla testimonianza della Sacra Scrittura, cioè dei brani e soprattutto dei Vangeli cosiddetti dell'infanzia di Gesù, dove emerge la fede straordinaria, eroica di Maria. Abbiamo approfondito, abbiamo meditato la volta precedente sull'episodio dell'Annunciazione. Oggi proseguiamo evidentemente questa rassegna. È chiaro che il ritratto vivo più bello, ecco, della fede di Maria lo si trova rappresentato nei misteri gaudiosi del Santo Rosario. Quindi è d'obbligo, e dopo l'Annunciazione, passare alla Visitazione. Perché? Perché la Madonna, nell'episodio della Visitazione, ha ricevuto, ecco, la nona beatitudine. Sappiamo che Gesù nelle beatitudini ne ha pronunciati 8 di beatitudini. Ecco, sarebbe bene che i buoni discepoli di Gesù le sapessero tutte a memoria, le beatitudini, saperle a memoria e soprattutto viverle tutte, ecco, perché le beatitudini sono il cammino della felicità anche in questo mondo. Ma la Madonna è stata proclamata da Santa Elisabetta beata per la fede, no? Beata colei che ha creduto che le parole del Signore si sarebbero adempiute. Quindi ci riporta ad un particolare dell'Annunciazione, Santa Elisabetta, che è appunto credere che le parole del Signore si sarebbero adempiute. Perché abbiamo visto la volta scorsa, dopo essere stata rassicurata circa le modalità del divino concepimento, alla Madonna viene detto: lo Spirito Santo scenderà su di te. E attenzione, l'Arcangelo Gabriele conclude dicendo: nulla è impossibile a Dio. Allora, anche far nascere un uomo prescindendo dalle ordinarie modalità con cui, almeno in stato di natura decaduta, questo poi si discute se sarebbe dovuto essere così o non dovrebbe dovuto essere così. Di certo, la vita terrena, fino a quando ci sarà la nuova creazione, è così come deve essere. Quindi non nascono gli uomini se non nel modo con cui noi sappiamo che nascessero. E lei ha creduto che Dio non soltanto avrebbe fatto nascere il figlio di Dio in una maniera che esulava completamente dalle comuni leggi naturali, ma anche tutto il resto, come abbiamo visto, no? Quindi che avrebbe curato la sua difesa, che avrebbe provveduto a San Giuseppe, che gli avrebbe dato la forza anche per sostenere una missione tanto impegnativa, perché la Madonna, abbiamo visto la volta scorsa, conoscendo bene la Sacra Scrittura, che è l'alimento, deve essere l'alimento della fede di ogni credente, e anche qui ci fa subito pensare, no? Proviamo a pensare: se la Madonna non avesse conosciuto bene la Sacra Scrittura, sarebbe stato un pochino più complicato. Certo, ha dovuto comunque esercitare la fede, no? Ma quando l'Arcangelo Gabriele va a dirgli: guarda che tu sei, sicuramente gli è venuto in mente il profeta Isaia, no? Quello che leggiamo durante il tempo d'avvento di Natale: la Vergine concepirà un figlio, lo darà alla luce, lo chiamerà Emanuele, che sarà chiamato Dio con noi, subito, immediatamente, sicuro al 100%, mentre l'Arcangelo parlava. Così come, dovendo dare il consenso, gli sono venuti in mente anche i 4 canti del servo di Yahweh, che adesso la Chiesa ci porrà dinanzi tra non molto durante la settimana santa, no? Lunedì, martedì, mercoledì santo, e poi nella splendida liturgia del venerdì santo, quei canti che tratteggiano tutte le sofferenze indicibili, ecco,
del Redentore, no? Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia che mi strappava la barba, come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia, era disprezzato, non avevamo alcuna stima, dalle sue piaghe siamo stati guariti, al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Gli è tornato in mente, nella mente della Madonna, il Salmo 21, che la Chiesa recita nell'ora media della terza settimana del Salterio, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le prime parole che Gesù pronunciò sulla croce, no? Un branco di cani mi circonda, mi assedia, hanno forato le mie mani, i miei piedi. Quindi, capite, l'anima della Madonna era intrisa di queste cose, capite? E qui ci traccia anche questo, certamente è un percorso catechetico, no? Noi quando, cioè, meditare sulla vita e sulle opere di Gesù e della Madonna, proprio strabasterebbe ed avanzerebbe per diventare no santi, ma grandissimi santi. Perché non dobbiamo mai pensare, pur essendo Gesù e Maria certamente due umanità perfettissime, ovviamente Gesù era anche Dio, no? Non c'è bisogno, insomma, di stare sempre a... Però nella loro umanità perfettissima, si pongono dinanzi a noi certamente come esempi perfettissimi. Quindi, cioè, noi non potremmo, difficile, insomma, arrivare a imitarli al 100%, quindi a riprodurli fedelmente, ma non occorre arrivare a tanto, no? Quindi, questo per dire che tanta gente, viene, da Don Leonardo o da chi per lui, dai propri sacerdoti, a dire: padre, magari avessi io una fede come la sua, no? Dico, questo discorso lascia un pochino il tempo che trova, no? Perché ecco, la fede è una virtù teologale, l'abbiamo visto nella puntata introduttoria, no? E nessuno che non riceve il sacramento del battesimo può avere questa virtù, perché abbiamo visto, no? Non si tratta di una virtù umana, quindi che noi possiamo in qualche modo creare, tra virgolette, in noi, semplicemente ripetendo gli atti della singola virtù, no? Mi abituo a fare il digiuno e poi diventerò temperante. Decido di non bere più gli alcolici, o di farne un uso limitatissimo, e quindi acquisisco la virtù della sobrietà, che è una parte della virtù cardinale della temperanza, no? E qui siamo in un ambito soprannaturale. Però i battezzati la fede l'hanno ricevuta tutti quanti, cioè tutti i battezzati, siamo tanti adesso nel mondo, perché sicuramente siamo oltre 1 miliardo, adesso non so i numeri precisi, circa i cattolici, non so se 1 miliardo, 1 miliardo e mezzo, insomma. È abbastanza, insomma, no? Dove stanno tutti questi uomini e donne di fede? Capite? Dove stanno? Ecco, Gesù nel Vangelo, parlando di alcuni aspetti della fede, e li vedremo questi, Maria Santissima, ha detto: chi crede in me compierà le opere che io compio e ne farà di più grandi. Perché io vado al Padre. Sono parole di Gesù. Gesù non parla a vanvera, ecco. Quindi, se ha detto questa cosa, pensiamo a quanto potente sia una fede degna di questo nome. Gesù ha anche detto: se aveste fede quanto un granello di senapa, potreste dire, a seconda dei Vangeli, a questo monte: buttati a mare, e quello ascolterebbe. Potreste dire a questo gesto: sii trapiantato e vatti a mettere altrove, vi ascolterebbe. È chiaro che qui c'è l'interpretazione evidentemente non metaforica, la fede che sposta le montagne, ma la fede le sposta le montagne, eh? Le sposta è come? Che una persona che abbia veramente una fede degna di questo nome, ha delle qualità e delle forme di vita assolutamente, cioè pensiamo qui, cioè la Madonna, finita l'Annunciazione, si mette la strada sotto le gambe, chiama San Giuseppe, sicuramente non c'è andata da sola. Si è fatta accompagnare da Santa Elisabetta, serena, tranquilla e distesa, d'accordo? Non è che ha cominciato a stare angosciata o preoccupata, cioè, e mo, magari durante il viaggio stava a pensare: mo c'è sta sto povero San Giuseppe, mo chi lo sa che... La Madonna stava serenissima, stava tranquillissima. Certa che quello che aveva ascoltato si era già compiuto in lei, e qui noi poi non possiamo sapere, io, ognuno si forma la sua idea personale, no? Io personalmente penso che Gesù, già da appena concepito, si sia fatto sentire, ecco, da Maria Santissima, perché fermo restando, l'assoluta normalità esteriore ed anche
la serietà della sua vita di fede, quindi non dobbiamo pensare alla Madonna come una che fosse, stesse vivendo una vita per finta, nel senso che sapeva già tutto tenuto di più e quindi ecco, no. Però certamente, questo è il mio modestissimo parere, non la possiamo, come dire, immagazzinare in parametri interpretativi tutti umani, ecco, come se fosse una come tutte le altre, semplicemente sì, certamente con questa missione un po' particolare, ma per il resto questi aspetti diciamo che fanno parte della propria sensibilità personale e della propria devozione personale, no? Quindi non vincolano, diciamo così, la fede. C'è un ambito, diciamo così, di libertà, ecco, nel rappresentarsi come poteva essere la vita terrena della Madonna. Io personalmente, però mi posso sbagliare, penso che la Madonna ha affrontato il suo viaggio verso Hebron o verso Aincarin, adesso che non si sa, discutono anche qui gli esegeti dove fosse la casa di Elisabetta, ma non ha importanza, comunque era in Giudea. E ci è andato sicuramente accompagnata da San Giuseppe, perché insomma non era assolutamente conveniente che una donna viaggiasse da sola per 100-120 km, insomma da tanti erano insomma su una cavalcatura, poi insomma è andata sicuramente con l'asinello, così come sono andati con l'asinello poi a Betlemme, come forse vedremo oggi stesso. Comunque arriva lì beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, e subito dopo la Madonna prorompe nel cantico del Magnificat. Il Magnificat è il più grande canto di lode che sia mai stato elevato alla Santissima Trinità. Su questo non ci sono, diciamo così, discrepanze di opinioni tra gli autori principali. Quindi noi non ne riusciamo certamente a cogliere tutta quanta la prorompente potenza, altezza, bellezza e grandezza. D'accordo? Ecco. E la Madonna nel Magnificat fa una professione di fede, perché dice: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. La fede è ciò che libera, ecco, questo dobbiamo pensarci, la potenza divina di operare nelle nostre anime. Proviamo a pensare a quante volte i Vangeli ci dicono che Gesù non faceva un miracolo, non faceva una cosa, perché? Perché non trovava la fede. A Nazareth, sia San Matteo che San Luca, che approfondiscono la visita agli albori della vita pubblica di Gesù a Nazareth, ci dicono che non fece molti miracoli a causa della loro incredulità. Perché la virtù teologale della fede, che la Madonna esercitò in sommo grado, consente, cioè fa in modo che la creatura dia a Dio quel che è di Dio, cioè lo tratti come Dio. Allora, perché l'angelo gli ha detto nulla è impossibile a Dio? Perché questo è un dato di fede fondamentale. E io invito, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, perché l'Onnipotente grandi cose le fa anche in te, le fa anche in me. A quale condizione? Se tu la fede ce l'hai. E la fede, attenzione, continuiamo a dire che poggia anzitutto sui dati di fede rivelata. Cioè io ci ho fatto omelie su omelie su omelie, su catechesi, cioè quando una persona crede sul serio, cioè guarda, tutti quanti i problemi, perché le persone per esempio sono angosciate? Generalmente una persona è angosciata perché? Perché vede alcune cose, anche oggettive, d'accordo? Vede alcuni problemi che ha, personali, vede alcuni problemi familiari, vede alcuni problemi sociali, vede alcuni problemi anche ecclesiali, dilagare del male, e gli prende l'angoscia. Un atteggiamento di questo genere, anche se la persona non si rende, denota fede zero. O 0,1, non siamo troppo esagerati, insomma. Ecco. Perché? Per una cosa molto semplice. Allora, per fede noi sappiamo che tutto il male che noi vediamo, tutto il male che noi vediamo, non è voluto da Dio. Numero
ma dipende dall'esercizio erroneo della libertà delle creature intelligenti, siano essi diavoli, siano essi gli uomini. Questo, attenzione però, il male da Dio non è voluto, ma il male da Dio è permesso e il male è sotto controllo divino. Sotto controllo, cioè, quando una persona si angoscia dinanzi al male attuale o possibile, sta facendo un peccato anche contro la fede, perché dubita che Dio abbia il controllo della situazione. Dubita che Dio abbia il controllo della situazione. Torniamo un passo indietro, torniamo ancora a vedere la fede di Maria nell'Annunciazione che poi le viene ribadita da Santa Elisabetta. Cioè, la fede di Maria ha abbracciato una montagna di cose. Non aveva motivazione di essere angosciata per quel poveraccio di San Giuseppe, se avesse voluto, o per se stessa. Dicevo, ma io qui sto in condizione di non potermi difendere, cioè passerò come un'adultera di fronte alla legge di Mosè. E chi ci ha pensato a tirare fuori la Madonna dai guai? Nostro Signore, chi ci ha pensato? E nella maniera il più indolore possibile, alla Madonna non è successo assolutamente nulla. E tra l'altro in maniera perfettissima, perché il diavolo non si è accorto di niente con tutto quello che stava succedendo, per la trappola che Nostro Signore gli ha ordito. Allora, sta in difficoltà. Io, per esempio, tante volte, anche in passato, no? Anche su questa radio, le suore se le saranno imparate a memoria, insomma, si ricorderanno qua su Spazio Giovane, le puntate sui 10 comandamenti, che ne so, sui grandi temi morali, d'accordo? Perché, a mio modestissimo avviso, tante coppie oggi sono chiuse alla vita. Non è che non ci stanno i problemi ci stanno, le difficoltà ci stanno. Di soldi che girano ce ne stanno pochi, politiche fatte in Italia a favore della famiglia ce ne stanno pochissime, quindi è evidente che le difficoltà oggettive ci stanno, d'accordo? Però dentro un discorso di coppia, di eventuale apertura alla vita, è chiaro che la fede c'entra, ma non ci può non entrare. Perché in una vita che nasce c'è certamente un intervento divino, o che non nasce. Nell'atto di affidamento che l'Altissimo fa di una vita, è chiaro che c'è un atto di fiducia, c'è un suo intervento. Allora, pensare che io devo fare tutto per provvedere a questa vita, per tutelare questa vita, per assicurarle il presente, il futuro, eccetera, eccetera, se devo fare tutto io, il Padre Eterno non serve. Allora, se ci sono delle difficoltà oggettive, guadagno 1.000 euro, siamo già in tre e ci arriviamo con l'acqua alla gola alla fine del mese, quindi non si fa un altro figlio. Però domanda, esiste o non esiste la divina provvidenza? Punto interrogativo. È pensabile, è ipotizzabile che il nostro Signore, se io mi apro e desidero fare la sua volontà, quindi rinunciando a decidere io, ma affidandomi ai suoi voleri, perché non è detto che se uno si apre la vita un figlio venga. Non è affatto detto, ve lo assicuro, io ho una montagna di esperienze su queste cose qui. Ti pare che il nostro Signore mi abbandonerà, mi lascerà da solo? Non è lo stesso discorso, scusatemi, che ha fatto la Madonna durante l'Annunciazione? Nascerà mio figlio? Bene, nascerà mio figlio. Io, con il figlio di Dio in grembo, il nostro Signore mi permetterà che sarò lapidata come adultera? E va bene, se sarò lapidata come adultera, non è colpa mia. Non ci devo pensare io a questa cosa. Capite? Ci deve pensare lui. Io devo pensare che lui mi sta proponendo questa cosa, io dico Fiat, ecce ancillaroni, Fiat, al resto ci pensi tu. Capite perché la fede è così importante? Perché la fede attesta che tu, uomo, credi che Dio è Dio. Cioè, quando noi ci preoccupiamo troppo del male, delle situazioni di sofferenza, dei problemi, sapete cosa stiamo facendo? Stiamo dando troppa importanza al diavolo. Il diavolo sta facendo il pazzo adesso anche in giro, nel mondo, nella chiesa, facendo sbambasse e disastri. Attenzione però, sta facendo il pazzo per divina permissione. Perché il diavolo non è una sorta, capite, di antidio. Questa è l'eresia dei manichei, capite? I manichei dicevano che c'è Dio, il Dio del bene, e c'è il Dio del male. Questi stanno sullo stesso piano e si fanno la guerra. Ci sono dei simboli anche, ne parlavano tanto tempo fa quando facevamo la catechesi
sulla musica rock e il satanismo, no? Dei simboli orientali, mezzo bianco e mezzo nero in una medaglia ondulata, stessa parte del bianco e stessa parte del nero. Non funziona così, eh. Cioè, il diavolo non è un antidio, è certamente un anticristo, d'accordo? Quindi lui ce l'ha col Padre Eterno, ma non sta sullo stesso piano, non può competere con Dio. Cioè, tutte le pazzie che fa, tutto quanto il male che fa, lo fa entro certi limiti, perché nostro Signore rispetta la libertà delle cause seconde, ma lo fa entro certi limiti, perché il diavolo non fa tutto il male che vorrebbe. Altre volte disse, insomma, che Padre Pio stesso amava dire che se i diavoli potessero fare tutto il male che vogliono, ma dopo 10 secondi sarebbe distrutta la faccia della terra. E mi sembra che la faccia della terra non è stata distrutta, e sono passati ben più di 10 secondi dal giorno del peccato originale, no? Allora, cioè, capite, non è che, cioè, la fede ci consente anche di navigare tra le tempeste della vita. In un certo modo pensiamo, ecco, poi torniamo di nuovo perché adesso vedremo subito, no? L'episodio di San Pietro che cammina sulle acque. Guardate in quante circostanze nei Vangeli vi appare la fede sotto varie sfaccettature, no? Gesù dice: Oh, ma che stai a camminare sulle acque? Dice: Se sei tu, di che vengo pure io? Gesù dice: Vieni. Pietro, che cosa fa? Si mette a camminare sulle acque. Ma cosa sono quelle acque? Cioè, basta leggere i commenti dei padri della Chiesa. Attenzione, San Pietro sulle acque ci ha camminato veramente, quella non è una metafora, eh? Ma è chiaro che il significato di questo gesto, che è il motivo per cui questo episodio è stato anche rappresentato nei Vangeli, ed anche il seguito, che a un certo punto San Pietro comincia a affondare. E qual è il motivo? Che toglie lo sguardo da Gesù e guarda, dice: Ma che sta succedendo? Guarda se stesso e guarda il mare in tempesta e comincia ad affondare. Questo è un insegnamento, cioè, questo era un Vangelo nei primi tempi della vita della Chiesa, nei primi secoli, quando c'era il catecumenato battesimale, c'erano tanti ordini catechesi su queste cose qui. Su che cosa? Sul valore della fede. Cosa sono le acque agitate? Le acque agitate è il mare tempestoso della vita terrena. Sono i momenti difficili, sono i momenti di prova e tribolazioni. Gesù ci cammina sopra, capito? E ci cammini sopra pure tu, nella misura però in cui ti fidi di lui e guardi lui. Perché appena cominci a guardare te stesso e guardi in basso, affondi. Perché se la Madonna avesse guardato se stessa, avesse guardato in basso, avrebbe potuto dire: Ma io sono una povera donna, ti pare che posso fare la madre di Dio? Oppure dice: Sì, ho capito, ma mo che vogliamo fare? Chi ci pensa a San Giuseppe? Chi ci pensa alla mia reputazione? Chi me lo darà la forza di star a sopportare che ogni giorno che mi passerà la vita con sto ragazzino vado a pensare: Questo è un giorno di meno che manca la carne ficina? Ma noi ci rendiamo conto che significa per una madre pensare che ogni giorno che passa il figlio che lo vede crescere, dice: Questo è un'ora in meno al Calvario, anche se non so se era al Calvario, insomma, ripeto che Isaia lo conosceva e lo doveva accompagnare passo passo a questa cosa. E ogni giorno che passava era un giorno in meno a questa tragedia incipiente. Ma che per voi, se pensiamo che la Madonna non ci pensasse a queste cose? Ma se non ci avesse avuto una forza, un sostegno straordinario da parte della grazia, ma non sarebbe esistita neanche un giorno un pensiero del genere. Però c'aveva la fede. Dio provvederà, Dio mi darà la forza. Se ha realizzato l'incarnazione, mi ha scelto come madre, mi darà la forza per poter portare a termine la mia missione, sicuramente. Io una cosa so, voglio fare quello che dice lui, non quello che dico io. E la fede, attenzione, è una porta fondamentale per aprirci ai divini voleri, perché è la fede che ci fa conoscere i divini voleri ed è la fede che ci fa aprire a farli nostri e a metterli in pratica. Quando parlavo dei 10 comandamenti, tanti anni fa, d'accordo? Qual è la prima cosa da fare dinanzi ai 10 comandamenti? Non è mettersi dinanzi ad una legge. D'accordo? È una legge, diceva Kant, eteronoma, cioè questa è una cosa che viene dal di fuori, è un'imposizione che mi priva di qualcosa o mi impone qualche cosa e io devo piegare la testa rinunciando a tante cose belle perché se no può essere pure che vada all'inferno, forse se esiste. Ma mica questo 10 comandamenti è. Cioè, prima di accostarsi ai 10 comandamenti, tu ti fai un atto di fede. Ed è questo.
passaggi molto molto fondamentali. Al nostro Signore gliene importa qualcosa a lui in quanto lui di quello che faccio io in quanto io? Sì o no? Sì o no? Gli cambia qualcosa a lui in quanto lui? Non gli cambia assolutamente nulla. D'accordo? Cioè se io osservo tutti i 10 comandamenti oppure li trasgredisco tutti quanti, alla gloria essenziale di Dio non cambia assolutamente nulla. L'unica cosa che cambia è qualche cosa alla sua gloria accidentale, cioè io, in quanto creatura, non gli do con la mia vita la gloria che per giustizia sono tenuto a dargli, ma questo non è che intacca la sua vita intima. Cioè, un Dio, cioè l'idea stessa di Dio che fosse in qualche modo toccabile, tangibile, mutabile, alterabile da un ente creato, è una contraddizione in termini anche da un punto di vista filosofico. Dio non può essere così. Quindi a Dio non gli cambia niente se osservo tutti i 10 comandamenti oppure no. A chi è che cambia qualcosa? A me. A me. Quindi il comandamento non è un'imposizione, ma è un atto d'amore. E io lo devo riconoscere come tale. Devo crederci che anche se il comandamento sembra prospettarmi una cosa sgradevole, la rinuncia a un piacere o l'imposizione di un comportamento, la messa della domenica, la domenica voglio riposarmi, so sonno, eccetera, dietro quella apparente sgradevolezza c'è un atto di amore, c'è una indicazione di vita, c'è un aiuto per la mia felicità. Capite? Chi non va a messa la domenica non è semplicemente uno che lo fa, un peccatore, uno che pecca gravemente, come dice il catechismo, perché non va a messa la domenica, ma quella persona non ci crede alla messa. Padre mio l'ha detto tantissime volte, non ci crede, e alla messa si deve credere per fede, perché noi non vediamo quello che accade durante la messa. Ogni tanto il nostro Signore permette qualche miracolo eucaristico che ci dà qualche input, qualche spia, ma noi non vediamo quello che accade. Ma la fede ci dice che quello che accade durante la messa, se uno ci credesse sul serio, ma andrebbe a messa tutti i giorni. Non esiste un comandamento che andrà a messa tutti i giorni, perché andrà a messa tutti i giorni è la cosa più bella che esiste in tutto l'universo per una persona che vive la messa come Dio comanda. Cioè le persone che amano Gesù e che hanno interiorizzato una fede profonda, ma ci vanno a messa tutti i giorni. Ma non è una cosa, lo devo fare, ma è una cosa naturale. Anzi, se non ci possono andare, e ci sono purtroppo delle situazioni che la Divina Volontà gli chiede quel sacrificio, è un sacrificio non andarci, d'accordo? Questa è una fede viva, d'accordo? Ecco, abbiamo visto quindi qualche cosa per quanto riguarda beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Attenzione, dire beata significa chi campa così, il giusto vive di fede, si legge nel Nuovo Testamento, bellissimo. D'accordo? Chi campa così, quindi chi è capace di avere un'adesione granitica alle verità di fede, granitica, cioè il mondo crolla, attenzione, Dio è Dio, punto. Quindi che cosa dicono i salmi? Noi non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, non temiamo. Perché? Perché se crollano i monti e tremano le acque del mare, Dio lo sta permettendo, quindi io non tremo, non mi metto paura, d'accordo? Perché comanda lui, d'accordo? Ma come comanda? Ma esiste? Ma pensate alla gente come reagisce, no? Ma esisterà allora Dio pure bestemmia? Ah, se Dio permette una cosa del genere, tutti si marasmi, è tutto un problema di fede, che non c'è più, capito? Il problema grosso oggi in giro è che oggi non c'è la fede. Cosa dice Gesù nei Vangeli? Quando il figlio dell'uomo ritornerà, troverà la fede sulla terra. La parabola del giudice iniquo e della vedova importuna. A conclusione, no? Ma quando il figlio dell'uomo tornerà, ma la troverà la fede sulla terra? Dov'è la nostra fede? Dov'è? Chi campa, chi ha la fede, campa felice, beata colei che ha creduto che le parole si sarebbero del Signore sarebbero adempiute. La Madonna è la persona più felice di questo mondo. Che la Madonna riposava. Che cosa gli è successo alla Madonna? Sentiamo. Abbiamo già visto che la volta scorsa.
La Madonna è stata forse spogliata, nuda e flagellata a sangue come Gesù? No. Ma scusate, e qui intervengono pure le suore anche in diretta, ma forse qualcuno di noi pensa che il diavolo, se avesse potuto distruggere e massacrare la Madonna, non l'avrebbe fatto? Non aveva questo sogno mostruosamente proibito? Di distruggerla proprio, di farle tutto il male possibile e immaginabile? Forse pensiamo che non è così? Gliel'ha fatto? Non gliel'ha fatto proprio assolutamente niente. Perché Dio questo non l'ha permesso. Certamente la Madonna ha sofferto indicibili sofferenze interiori, terrificanti. Nessuno ha sofferto tanto quanto lei, no? Ma alcune cose la Madonna certamente non le ha sofferte. Non le ha sofferte? E certamente il diavolo avrebbe voluto fargliele soffrire. Sei proprio sicuro, senza nessun dubbio. E come mai che non le ha sofferte? Nonostante che il diavolo volesse fargliele soffrire, e nonostante la potenza grossa che c'ha il diavolo, perché il diavolo è soggetto alla divina volontà, alla divina onnipotenza, il diavolo non può fare quello che gli pare, perché se Dio ci mette una sbarra di fuoco intorno alla Madonna, il diavolo non si avvicina e non glielo può fare tutto il male che vuole. Questo lo dobbiamo mettere bene in testa, tutti quanti. Questa è fede doc. Io vedo in giro, scusate se parlo insomma anche ogni tanto di cose di attualità, di questi tempi con il dominio dei social network, non ci se ne sentono da tutti i colori, capite? Di tutti, gente che si strappa le cose, anche in relazione a situazioni difficili che sta vivendo la Chiesa, è la fine del mondo, adesso qui. Ma questa. Cioè, ma dico, ma dove sta la fede? Ma che la Chiesa, ma che della Chiesa me ne devo prendere cura io? Se ne deve prendere cura il Papa della Chiesa, mo la spariamo grossa. No. Oddio, Don Leonardo ha detto che il Papa non deve prendersi cura della Chiesa, capite il senso? Cioè. Cura della Chiesa se ne prende nostro Signore Gesù Cristo, d'accordo? Con il concorso, a vario titolo, certamente di tutti coloro che la amano e che gli ci operano. Certo che io devo prendermi cura della Chiesa, io sono prete, d'accordo? Ma la salvezza della Chiesa non dipende da me. Il Papa deve prendersi cura della Chiesa, e come no? E c'ha sulle spalle tutti quanti i cattolici. Ma la salvezza della Chiesa non dipende da lui. Capite? Quindi anche sto Paolo Papa, che adesso si sta trovando a governare la Chiesa in un momento molto difficile, sicuramente lo farà con tanta fede, fa quello che può, fa quello che ritiene opportuno, fa quello che in coscienza, pregando, vede che sia buono, consultandosi con i suoi collaboratori, con i cardinali, fa quello che può, adempiendo il suo mandato e quello che il Signore gli chiede. Ma la difesa, la custodia della Chiesa, dei suoi tempi, poi, è nelle mani di nostro Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo soltanto cercare di evitare di metterci dalla parte di coloro che la Chiesa la vogliono sfasciare, la vogliono distruggere, non ci riusciranno, d'accordo? Ma per il resto lo fa lui, eh? Cioè, questo non vuol dire non soffrire per tante cose. Io soffro per tante cose che si vivono nella Chiesa e che si vedono nella Chiesa. Ma soffro e offro, partecipo, se certamente che nostro Signore non è contento di tante cose. Ma la sofferenza vissuta nella fede, nell'abbandono alla divina volontà, è diversa dalla sofferenza, come dire, disordinata, che porta a gesti di zelo disordinato, che porta a manifestazioni non consone, che vanno a fare più male che bene. Dietro questo, io dico, dov'è la fede? Dov'è la fede? La Chiesa non è roba nostra, la Chiesa è roba di nostro Signore Gesù Cristo. Non l'ho fondata io, capite? Non la difendo io. Cioè io che starò sul pianeta Terra, con altri 30 anni, 40 anni, che ne so, d'accordo? Sono arrivato nel 1971, prima non c'ero, capite? Il mondo va avanti, senza di me, capite? Cioè, tutte queste cose che sembrano così ovvie, ma attenzione, questi sono tutti quanti corollari di una fede doc, capite? Che la Madonna aveva, attenzione, facciamo in tempo, apriamo il terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Guardate, cioè, Dio si serve, come dire, si serve,
del decreto di Cesare Augusto per far nascere Gesù Cristo a Betlemme. E quando esce quel decreto? Quando la Madonna era incinta, d'accordo? Cioè, Cesare Augusto non sapeva manco che esistesse la Santissima Trinità, ma in quel decreto ha fatto un atto di obbedienza ai divini disegni. Adesso, questa la apriamo un pochino l'immaginazione. Io sono sicurissimo che appena la Madonna ha avuto notizia, allora non c'era Facebook, capito? Non c'erano i social network, quindi non lo so quando a Nazareth è arrivata sta notizia e come, capite? Non è che c'era il posto su Twitter, Cesare Augusto, tutti a Betlemme, tweet, d'accordo, a fare il censimento, tutti gli ebrei a fare il censimento, quindi non lo sappiamo quando l'ha saputo, no? Ma quando l'ha saputo, io sono sicurissimo, la prima donna, il primo pensiero dice, ma tu guarda che sei inventato, sai che sei inventato nostro Signore, capito? E gli è subito venuto in mente la profezia: tu Betlemme di Efrata non sei davvero la più piccola, quella profezia si compie. Attenzione però, guardate, cioè, noi dobbiamo pensarci a queste cose, ragazzi. Non è che la Madonna dice, allora c'aveva in grembo Gesù bambino, dice, Lei la sapeva già la prima profezia, dice, ma questo deve nascere a Betlemme. Devo trovare un modo per trovarmi a Betlemme, però devo fare bene i conti, cioè, per quando è finito il tempo, perché mica si può stare a Betlemme 3-4, mica ha fatto più discorsi la Madonna. Perché che dovesse nascere a Betlemme non era un problema della Madonna, era un problema del Padre Eterno, non era un problema della Madonna, perché la profezia l'ha ispirata il Padre Eterno, non l'ha scritta Maria di Nazareth, quella profezia, capito? L'ha scritta il profeta Isaia su ispirazione divina. Se il profeta Isaia ha scritto questa profezia su ispirazione divina, ma ci deve pensare il nostro Signore a portarmi a Betlemme. Non c'è, la Madonna non ci pensava proprio. Certo, quando è arrivata la notizia, non attraverso Twitter, ma attraverso i mezzi di allora, sicuramente ha pensato, dice, ma tu guarda un po', vuoi vedere che adesso noi partiamo e proprio mentre staremo lì mi fa partorire? 100%. Io di questo mi dispiace, insomma, ma non sta scritto nel Vangelo, ma io di questo ne sono convintissimo, cioè pensando di conoscere un pochino il cuore di Maria, un pochino, perché poco si può conoscere di Maria. Forse San Giuseppe, che era santissimo, ma non arrivava ai livelli della Madonna, magari si è un pochino moderatamente, senza peccare di incredulo, dice, ah, ci picchia, mo tocca partì, con te che stai così, mo cercheremo di farti fare un viaggio il più indolore possibile, magari. E pensiamo alla scena di Betlemme. Pensiamo alla scena di Betlemme. Come l'avrà vissuto? Come avrà vissuto la Madonna la scena di Betlemme? Punto interrogativo. Allora, la Sacra Famiglia arriva a Betlemme e chiaramente cominciano a cercare posto dove alloggiare. Sappiamo dai Vangeli questo qui, non c'era posto per loro in nessun albergo. D'accordo? Allora qui cominciamo a immaginare come sarà stata la Madonna mentre stavano cercando alloggio a Nazareth. E quanti atti di fede avrà fatto? Anche qui, vedete, c'è la differenza che capite? Perché vivere di fede o non vivere di fede porta a delle diversificazioni esistenziali, ma abissali, capite? Cioè, tu pensa a una persona che arriva a Betlemme, questa è incinta, la Madonna era incinta, era consapevole la Madonna che avrebbe avuto un parto miracoloso, perché tale è stato il parto di Maria, un parto virginale? Siamo sicuri che la Madonna era consapevole di questo? Io non ci metterei tanto la mano sul fuoco, che la Madonna fosse proprio sicura che avrebbe avuto un parto virginale, quindi entrava in estasi e si ritrovava col bambino in braccio. Non sono mica tanto sicuro. Allora, entriamo nella mente e nel cuore di Maria, no? Sta a Betlemme, deve andare a partorire. E dove andiamo? Dice, uno poteva pure pensare, dice, oh, insomma, io adesso devo partorire, almeno una stanzetta, almeno un posto riservato, insomma, con tutte le cose, come. La Madonna non ha, se mi ha visto, non ha proprio battuto ciglio, perché il posto dove nasce il figlio di Dio non spetta a lei deciderlo, spetta a Dio Padre o spetta al figlio stesso. Quando hanno visto la stalla di Betlemme, no, ma te pare che io mo, sì, io mo mi fermo qua a partorire, ma non esiste proprio, ricominciamo un giro, cacciamo fuori qualcuno e troviamo un posto in giro, ma assolutamente no.
La Madonna è rimasta tranquillissima per tutto il tempo senza nessun dubbio. Ripeto, nel mio cuore mi sento di pensare, però qui, capite, dobbiamo andare a prendere in prestito il cuore Immacolato di Maria e il cuore Santissimo di San Giuseppe. Quindi San Giuseppe mi perdoni in anticipo se gli manco di riverenza. A me mi viene da pensare che forse San Giuseppe un pochino di apprensione ce l'ha avuta, insomma, andando in giro a cercare sti alloggi, non trovandoli, magari sentendosi anche un pochino in difficoltà, perché diceva, lui sentiva magari il capofamiglia, diceva, non sono manco in condizione di assicurare a questa mia povera sposa un posto decente dove partorire. Forse qualcuno di questi pensieri, forse, che sono pensieri di amore, evidentemente, no? E a San Giuseppe poteva essere venuto, ma io vedo la Madonna in questo contesto proprio serena e distesa come se niente fosse. Tranquillissima, tranquilla e serenissima. Adesso il posto arriverà. E quando il posto è arrivato, questo è il posto. Un bel Fiat, evviva! Si è fatta un altro Magnificat e lì è nato il figlio di Dio, ma senza proprio nessunissimo problema. Quindi capiamo la dinamica, cioè la fede è un continuo intrecciarsi, l'abbiamo visto la volta scorsa, di queste tre dimensioni. Perché anche qui, dietro tutto questo discorso, cosa c'è? C'è sempre la connotazione fondamentale che per mezzo della fede io ho un'idea adeguata di chi Dio è ed ho quindi una sicurezza granitica di ciò che Dio fa. Ok? È Lui che mi ha mandato il suo verbo nel grembo e che mi ha costituito madre. È Lui che si sta preoccupando di far compiere la profezia che vuole che il Messia nasce a Betlemme. È lui che mi troverà il posto concreto ed è lui che provvederà a tutte quante le eventuali esigenze di mamma. Tanto è vero che poi sono arrivati i pastori, poi sono arrivati i magi, insomma, l'oro, l'incenso e la mirra che i magi hanno portato e che la Sacra Famiglia ha accettato, no? Magari questo poi è già oggetto della prossima puntata, che vedo che il tempo a nostra disposizione sta scadendo. Ma con tutto quanto l'oro che gli hanno portato i magi, ma secondo voi che ci hanno fatto? Presumo, e non mi sembra di dire blasfemia, che quest'oro li ha fatti andare avanti nei primi tempi che sono trovati in Egitto, se sono venduto. Capito? San Giuseppe non se l'ha fatto certamente la Madonna, San Giuseppe l'ha venduto. Perché prima che potesse ricominciare a rilavoricchiare un pochino lì, d'accordo, quantomeno a far conoscere che fosse il falegname, questi dovevano mangiare, cioè, capite? E Dio, attraverso l'adorazione dei magi che hanno portato l'oro per esprimere l'adorazione dovuta al re dei re, stava provvedendo già alla prima parte del tempo che dovevano vivere in esilio in Egitto, nella località che la tradizione ha identificato in Matarea. Capiamo come fa a campare la fede? La fede fa campare così, fa campare molto molto bene. Ecco, quindi la Madonna, che certamente è stata provata in tutto e per tutto, ma camminava altro che sulle acque, come nell'episodio evangelico, serenissima, dando a Dio gloria infinita. La fede dà a Dio una gloria infinita. Capito? Perché tu stai veramente dinanzi a difficoltà serie, voglio vedere se tutti avrebbero reagito come la Madonna ha reagito nelle circostanze in cui si è trovato, e rimane impassibile, non perché è un incosciente, non perché è un incosciente, ma perché è una credente. E Dio vuole che noi gli diamo la fiducia di dire: tu non mi abbandoni, tu ti prendi cura di me, ci pensi tu alle mie cose, io mi occupo delle tue. Io mi occupo di servirti, di amarti e di conoscerti, al resto ci pensi tu. In due parole spicciole, questa è la fede. La prossima volta continueremo con gli episodi biblici che parlano della fede di Maria, andando a vedere qualche altra ulteriore e particolare sfaccettatura di questa straordinaria creatura. Appuntamento per chi lo desidera la prossima settimana. Ave Maria.